si sfila, non la voterà, chiede semplicemente le dimissioni. Non so da dove trae questa affermazione. Che il Movimento 5 Stelle ha presentato. No, questo lo so, ma che il PD sta parlando, ha detto noi chiediamo semplicemente le dimissioni. Noi abbiamo già chiesto ampiamente le dimissioni, l'ha chiesta la segretaria, l'abbiamo ribadite oggi. Ed io ho un'esperienza parlamentare per la quale le mozioni di sfiducia a volte sono utilissime, altre volte sono controproducenti perché compattano la maggioranza. Io oggi ho colto dal dibattito un'impressione molto netta, un grande imbarazzo della maggioranza, interventi molto diversi tra loro, alcune sono sembrate difese d'ufficio, atti dovuti, e questo era palpabile. Ho colto un imbarazzo e un atteggiamento molto difensivo anche da parte della stessa Santanchè, quando si attaccano i giornali, le trasmissioni televisive che fanno il loro lavoro, giornalismo d'inchiesta, vuol dire che si è in una situazione di grande difficoltà. Lo fanno i regimi, attaccare la stampa. Ecco, oggi è stato un dibattito che dal punto di vista mio, nostro, ha confermato come la posizione della ministra Santanchè sia poco sostenibile. Quanto ad altri strumenti che abbiamo visto annunciati in Parlamento, tipo le mozioni di sfiducia, credo che sarebbe bene comunque concordarle, verificarne l'utilità, evitare che possano ricompattare le maggioranze. Questo lo dico in generale perché l'abbiamo appresa pochi minuti fa, però dal punto di vista politico, mozione o non mozione, resta il punto: la posizione del ministro è insostenibile e mi stupisce come in tutto questo sia glaciale ancora il silenzio della Presidente del Consiglio. Paradosso della sinistra italiana, senatore, si fa un passo in avanti con il salario minimo e poi dopo si presenta la missione di sfiducia senza concordarla. No, ma ognuno ha, come dire, le sue identità da difendere, voglio dire. L'essenziale è che però che si comincino a fare i passi. Quello sul salario minimo è un passo importante, ma confido che ne seguiranno altre, perché questa maggioranza sull'autonomia differenziata, su alcuni temi che riguardano la politica internazionale, le alleanze, l'Europa per esempio, cioè non sono quisquilie, sono cose fondamentali, è molto molto divisa e lacerata. Lo è anche in questo imbarazzantissimo caso Santanchè, e quindi vedrete che ci saranno tante occasioni in cui le opposizioni lavoreranno insieme. Ma è un po' uno schiaffo alle aperture che il segretario del PD in queste settimane ha fatto al movimento andando alla manifestazione, questa mozione di sfiducia solitaria, insomma. Guardi, no, non lo considero nessuno schiaffo. Si va verso le europee, può darsi che ci siano delle occasioni in cui qualche partito vuole affermare più la propria identità, la propria bandiera, ma ripeto, la dico così, le opposizioni, tutte le opposizioni, poi ognuno farà le sue scelte, ma sono obbligate a cercare terreni comuni, sia perché questa destra divisa sta facendo dei danni importanti al paese, ma sia perché le opposizioni debbono diventare alternativa, e per essere alternative e non solo opposizione bisogna sì difendere le proprie identità, ma trovare dei terreni comuni. Non è un optional, è un obbligo politico. Grazie. Grazie. Grazie.